fa, mi aveva dato una bellissima poesia che ho sommariamente tradotto in italiano e che vi voglio leggere perché si intitola Il sogno di un uomo, ma io l'ho rinominata Il mondo dopo la risoluzione della NATO, per finire con una parola di speranza. La guerra finirà, pianteremo alberi perché rimangano, non perché siano lì nell'arte. Con i nostri bambini, giovani e anziani, pianteremo fuori alle frontiere e grano nei campi dei soldati. La guerra finirà, faremo pace tra noi, insieme sradicheremo le mine, come i contadini sradicano i manifestanti, al ritmo dei suoni del raccolto. Chiuderemo le fabbriche d'armi, diventeranno ospedali e scuole materne e i veicoli militari saranno bus scolastici, una volta riempiti con alcuna linea onde. La guerra finirà, alzeremo la bandiera dell'amore e della tolleranza, cantando per l'umani e la natura, applaudendo insieme con risate e sorrisi di tutti. Metteremo vasi di fiori alle nostre porte, ogni fiore da una parte diversa del mondo. Ordiremo un arancio colorato, ogni filo da una nazione. La guerra finirà, ciascuno venderà le altre ferite, pianteremo gelsomini sulle tombe delle nostre vittime. Concludo dicendo che questa profezia di un mondo post-NATO, secondo me è assolutamente realizzabile. Potremmo dire che come gli enti inutili devono essere sciolti, anzi a maggior ragione gli enti disutili come la NATO devono essere sciolti al più presto. Si è tardato troppo. Un libro molto interessante, soprattutto il titolo, risale già al 67. Il titolo era NATO Rest in Peace, NATO riposa in pace. Lo scrisse uno statunitense a nome della campagna studentesca per la fine delle armi nucleari. E dopo qualche anno, nel 1977, un altro autore statunitense troppo ottimisticamente scrisse presto la NATO si scioglierà. Purtroppo non ci siamo riusciti finora, ma impegnandoci tutti e in tanti modi, è possibile farlo davvero in tanti modi, anche in piccolissimi gruppi, se magari scegliamo i contesti giusti, no? Anche molto provocatori, possiamo forse riuscirci. Grazie. Mario De Nucci ci parlerà della seconda fase, quella attuale, quella nel corso della quale, ora dopo ora, non sappiamo esattamente quali esiti ne sorgeranno. Grazie. Prima di entrare in questo argomento vorrei sottolineare l'importanza delle cose che sono state dette penso Marinella ci ha ricordato che quando parliamo di guerre non parliamo di cifre, non parliamo solo di teorie, strategie, eccetera, parliamo di persone umane che hanno un nome, hanno una storia, una vita. Quindi questo io penso non va mai dimenticato. Quindi grazie Marinella perché veramente Giavangeli con estrema lucidità ci ha portato alla conclusione che penso non è noi ha già in mente, ma le ha messe come organizzate, diciamo, con giurista. Quindi in pratica se fossimo qui in un tribunale dovessimo giudicare questa gente, questo sarebbe il nostro pubblico ministero, insomma, potrebbe condannare. Sono quelli che tu hai detto. Sono i veri terroristi. La NATO, due parole sulla NATO. Per tutto ricordiamo in solo pochissime date come nasce la NATO, perché dopo siamo verso, ormai si finisce la seconda guerra mondiale, in cui Stati Uniti, Americani, le potenze occidentali chiaramente cercano di scaricare e loro ci riescono l'impatto dell'attacco nazista sull'Unione Sovietica, ottenendo quindi 27 milioni di morti, eccetera, non aprendo volutamente il secondo fronte e aprendolo solo quando la NATO rossa e i partigiani sovietici hanno di fatto sconfitto gli invasori nazisti.
cioè questa è l'età, si esce subito da questa guerra con il bombardamento poi di Hiroshima e Nagasaki, quindi contro gli Stati Uniti che hanno, unico paese del mondo in mano, l'arma atomica, e capiscono subito l'importanza. Già ci sono documenti ufficiali del Pentagono che calcolano quante bombe atomiche e nucleari occorrono per bombardare l'Unione Sovietica, esattamente 200. E quindi intraprendono, dopo il 45, un intensissimo programma per fabbricare altre armi e raggiungere quella della Cina. 5 marzo 1946, il discorso storico di Churchill sulla cortina di ferro. Praticamente una dichiarazione di guerra all'Unione Sovietica, cioè è calata attraverso l'Europa la cortina di ferro e noi vediamo al di là tanti capitali, tanti paesi sotto il dominio sovietico. È l'inizio della guerra. Nel 49 gli Stati Uniti hanno ormai 230 bombe atomiche, quindi un potenziale per attaccare l'Unione Sovietica, paese che è uscito praticamente distrutto dalla Seconda Guerra Mondiale. E c'è chi non pensa di farlo veramente, quando qualcosa invece interrompe il sogno americano, cioè l'Unione Sovietica effettua in quell'anno il primo esperimento nucleare, il test nucleare si mostra di poter avere anche essa l'arma. Nel 49 nasce la NATO e nasce 6 anni prima del patto di Varsavia. Quindi questo anche, diciamo, contraddice la presentazione della NATO di quel periodo come alleanza difensiva, perché il patto di Varsavia si costituisce nel 1955, cioè 6 anni dopo. Finisce la guerra fredda, come abbiamo detto, e la NATO si allarga, un nuovo concetto strategico l'ha spiegato bene e viene varato proprio poi con il nome articolo 5, e ricordiamo che sotto il documento del non articolo 5 che viene varato dal vertice di Washington del 23-25 aprile 1999, mentre gli aerei NATO stanno martellando la Jugoslavia, sotto quel documento c'è l'illustre firma, lo ricordo ancora, di Massimo D'Alema, perché era Massimo D'Alema che andò al vertice NATO a Washington. Il non articolo 5, la NATO ormai opera ovunque nel mondo, sono in gioco interessi. Praticamente è un po' una trasposizione del film western, come dicevi te, cioè non si attacca più se uno, cioè non uso più la forza militare se uno mi attacca, ma ti guardo negli occhi, se te c'è cioè uno sguardo un po' torvo, mi guardo in mano, ti sparo io. Poi si andrà a curare quali fossero le risonanze. Questa la logica, parole molto semplici. Quindi la NATO che si espande a destra, la NATO nord, che è il patto del Nord Atlantico, che nella sua geografia ormai l'Atlantico si estende sulle montagne afghane. Quindi praticamente una NATO senza confini, una NATO globale. Come funziona questa NATO? Qui bisogna averlo chiaro. Chi è il comandante supremo alleato? Quello che era Brundtland, in questo caso, il comandante supremo alleato è sempre un generale o ammiraglio statunitense, nominato dal presidente degli Stati Uniti d'America. Punto. Questo è intanto che il comandante supremo alleato in Europa, quello che comanda tutte le forze armate NATO, è nominato dal presidente degli Stati Uniti. Sempre. Poi tutti gli altri comandi chiave sono tutti in mano agli Stati Uniti. Il Consiglio Nord Atlantico, che è l'organo, diciamo, politico che dovrebbe prendere decisioni, non per il fatto che avalla le decisioni già prese,
non come si, si come funziona. Così non andate avanti, lo si può riunire a massimi livelli con i capi di Stato e di governo, oppure a livelli più bassi con i ministri degli esteri e della difesa, comunque l'organo politico. Qual è il principio democratico? Vi dico le cose ufficiali. Non ci sono votazioni, non si vota, né si prendono le decisioni a maggioranza, ma si prendono di comune accordo. Sto citando un documento ufficiale, lo statuto del Consiglio Amato Fatto.